Benvenuti, sono Marta Suvi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di un argomento molto, diciamo che ha smosso molto gli animi e tenteremo di farlo in una maniera non populista. Sto parlando dell'annuncio per quanto riguarda il film con Gabby Lame, che io ancora non ho capito se si chiama Gabby Lame, Gabby Lame, non ho mai trovato una volta dove si sente qualcuno che pronuncia il suo nome e quindi posso capire che è un nome giusto, cioè che è stato verificato e la pronuncia adatta. Quindi parliamo di tutto questo argomento e parliamone senza populismo e tentando di affrontare i fatti e capirci qualcosa, perché onestamente è molto semplice fare un video tipo ma vi rendete conto? Però onestamente non è il tipo di prodotti che porto io su questo canale, quindi io voglio discutere insieme del cinema e vedere i pro e contro di determinate decisioni e rifletterci insieme. Spero che vi piaccia questo approccio, vi piaccia riflettere insieme su determinate tematiche anche criticandole, però rifletterci almeno prima sopra. Se vi piace questo approccio al cinema potete supportare il mio canale con un like o un commento oppure ancora abbonandovi al mio canale. Ci sono recensioni extra quando vado a vedere le anteprime per quanto riguarda i film, interviste eccetera eccetera. Potete supportarmi anche seguendomi su Instagram e TikTok, così mi faccio pagare dalle aziende per gli sponsor. E potete sostenermi anche utilizzando il mio codice di Pampling, il codice Sghicio. Sul sito di Pampling trovate magliette, tema cinema e serie TV. E con il codice Sghicio, che è un codice affiliato, ci guadagno pure io. Quindi fatelo utilizzare, mi aiuta un sacco, grazie. Ma iniziamo subito. Allora, ho appena visto la notizia, sinceramente, di Gabby Lame che entrava nel mondo del cinema. È normale, pure io ho detto, oddio... Vi giuro, però ho tentato un po' di contestualizzare, cioè ho tentato di trovare informazioni per capire bene di che si stava a parlare. Iniziamo col dire una cosa: il cinema è un luogo di solamente addetti ai lavori? No, non lo è. Il motivo per cui, cioè, io ho una laurea in teoria e critica cinematografica e faccio questo per lavoro e faccio anche, diciamo, cose web, ma alle anteprime invitano solamente me? Oppure anche persone che non hanno mai aperto un libro di cinema, non sanno come si analizza un film e gli manca magari di aver visto Quarto Potere. Ci stiamo tutte e due, per due motivazioni differenti. E quello che le persone che invitano me vogliono da me, probabilmente è un tipo di contenuto, perché posso farlo, perché so come parlarne, che voglio un'altra persona, magari è un tipo di contenuto dedicato all'intrattenimento, per parlare a tutto un altro target che non è interessato ai miei contenuti, ma magari è interessato a un altro tipo di intrattenimento legato al mondo del cinema. Quindi il mondo del cinema è già unito a cose e persone che non hanno studiato, non sono professionisti di quel settore, ma che hanno altri ruoli, e anche questo serve al cinema, perché il cinema è un'arte di massa. Non per pochi. Il libro lo devi vendere a una persona, il film lo devi vendere a una sala intera per ogni spettacolo. Quindi devi riempire 100 persone ogni volta dentro una sala per tentare di arrivare poi a unire tutto. Quindi questo vuol dire che il cinema deve essere solamente arte di massa? No, ma come sapete c'è tutto. C'è il cinema di, diciamo, piccoli film, che c'è e ne parliamo spesso su questo canale, e quei piccoli film non sono sicuramente il pubblico di riferimento di chi inserisce all'interno dei propri film Charlie D'Amelio, Edison Ray, no, come cavolo si chiama, sempre per quanto riguarda il mondo di TikTok. Non è che prendi gli influencer per un film di nicchia, molto spesso li prendi per parlare a un grande pubblico, con cameo oppure ancora rendendoli protagonisti. Questo vale per il creator, che quindi deve scegliere il progetto giusto, e vale anche per chi gli offre qualcosa. Cioè, se a me dovessero offrire, che cavolo ne so, di sponsorizzare una scuola di canto, io che cavolo ne so di come si canta, se quello è il professore giusto o bravo o meno, non sarei in grado e quindi risulterei poco credibile in quel settore. Se prendessero me per parlarvi in una scuola di cinema, magari mi riterreste credibile in quella cosa. Ed per quanto riguarda i progetti cinematografici, il cinema non è una cosa sacra, e lo sappiamo. Se poi, è un po' come i libri, cioè molte volte la gente, oh mio Dio, pure questo scrive un libro. Ci sono tanti tipi di libri, c'è il libro scritto come saggio, che quindi ha un contenuto, e ci sono tantissimi libri che sono manuali, libri di barzellette, libri che ormai vengono considerati quasi come un gadget, come una t-shirt, che è la scusa per incontrare, stringere la mano, farti un selfie con il tuo creator preferito. È giusto, è sbagliato?
È inevitabile quando tu devi riuscire ad arrivare a un larghissimo pubblico, perché se hai un'arte di massa devi riuscire a ottenere grandi numeri, anche perché siamo in un mondo così competitivo che se tu hai pochi numeri vieni percepito come di poca qualità. Se tu vedi un cantante che ha la sua canzone con pochi stream, pensi a una canzone brutta, vado a sentire quella che ha 2 milioni di ascolti. Idem per quanto riguarda i progetti. Se questa fa un libro e lo comprano in 10, tu lo percepisci come un flop, perché siamo de delle persone ormai talmente tarate sui numeri che quindi il numero di follow consiste anche in un numero, per esempio, di successo, che sia in content creator, che sia così, che sia qualsiasi altro progetto. I numeri ovviamente hanno un valore e hanno un valore monetario. Vuol dire che quel personaggio piace. E quindi qualcosa la fa bene. Cosa? Dipende. Dipende proprio così, come utilizzi un personaggio, ma dipende anche in tante altre maniere. Come per esempio, quanto riesci a vendere quel personaggio. Cioè, se io riesco a piazzarlo bene, magari in un contesto, oppure pensiamo ai video tutorial. I video tutorial hanno tantissimi numeri, però tu non ti fidi del personaggio. Cioè, se domani tu vedi la faccia del tizio che ti ha fatto i video tutorial che ti hanno svoltato la serata, ma vedi la faccia e questo ti dice compra queste patatine, so buone, tu le compri, ti fidi? Io no. Io, chi te conosce? Che vuoi? Cioè, non ho una fiducia nei tuoi confronti in quanto te persona. Quindi non sempre i numeri si traducono in altri numeri di guadagni. Non sempre le persone riescono ad avere un'attrazione. Sarà il caso di Gabby Lame? Io non lo so, cioè l'unica cosa pubblica che abbiamo è per esempio a me, Italia's Got Talent. Ha avuto dei numeri l'ultimo Italia's Got Talent? Sì, no, c'erano tante variabili, cioè era il fatto che era su Disney Plus, c'era il fatto che c'era una conduzione differente, c'erano i The Jackal rispetto a Ludovica Comello, mi sembra. C'era poi tutta la questione di nuovi giudici, c'era anche la questione, per esempio, di il fatto che i The Jackal sono molto presenti in TV e alcuni dicono mi ritrovo ovunque. Quindi questo Italia's Got Talent è andato meglio, è andato peggio, per quale motivazione? Ci sono tante variabili e va a capire se per Gabby Lame che è andato meglio o peggio, oppure no, perché c'erano troppe variabili. Quindi non so dirvi se effettivamente Gabby Lame porta pubblico. Non lo so, non ho nessun metodo per poter analizzare. Posso dirvi però com'è questo progetto cinematografico. E vi dico, non mi ha sconvolto. Trovo un po' sciocchino, onestamente, da parte nostra, prezzemolini del web, diciamo, indignarci per queste cose. Perché quanti sanno dire di no? Cioè, io se mi propongono, che ne so, di sponsorizzare una roba che non riguarda il mio, io gli dico di no, perché non ho le competenze. Mi sponsorizzi se sta macchina, non so, è buona o meno? Magari gli direi di no, oppure lo farei sapendo che c'è via una macchina gratis, magari. Però se qualcuno mi dice, dov'hai? Cioè, non è che poi vado a dire all'arte, però la competenza di qua e di là. Purtroppo è un settore dove tanti si improvvisano cose che magari non sono, nel parlare di tutto o anche nel fare ruoli che non gli competono. Altrimenti qua a parlare di cinema rimarremmo in tre. Io, Violetta, Giulia e basta. Cioè. Quindi è normale che ci sia un certo tipo di primo feedback quando leggete una notizia del genere. Però è altrettanto importante, secondo me, tentare di far passare il messaggio al largo pubblico che un po' tutto va così. E non per forza questa è la motivazione per cui le cose vanno male o perché ci sono dei problemi. Dipende da tante cose. Ovviamente prendere un personaggio con un grande following ha una motivazione, fare soldi. Cioè non c'è un fine artistico, siamo tranquilli. Il motivo per cui, per esempio, a volte si sceglie un certo tipo di attore che ha molto seguito su Instagram è proprio perché è pubblicità gratis. Quindi anche all'interno del mondo di Hollywood. Perché prendo Zendaya? Perché magari lei ha 60 milioni che la seguono su Instagram. Quest'altra attrice sì, è brava, però non c'ha Instagram, oppure non lo usa tanto e quindi c'ha meno followers. Mentre invece se io chiamo Zendaya, chiamo Timothée Chalamet, quella volta che fa la storia, ha
abbiamo milioni di follower che hanno la pubblicità che questo nuovo film sta per uscire. E quindi stiamo a posto, pubblicità gratis, non è che dobbiamo pagare a Barbie Xanax di turno che ci parla di questo film. C'è già Timothée Chalamet che fa la pubblicità a Wonka, quindi avevamo svoltato. Questo funziona per tutti, funziona anche per i content creator. L'importante secondo me è anche essere molto onesti nel tipo di prodotto che si va a fare e che si propone agli influencer. E secondo me, da quel poco che ho capito, perché ho capito poco e niente, onestamente, a me sembra un progetto in quella direzione. Una delle cose, onestamente, che ho un po' approfondito era, io avevo sentito Kabilame parlare per quanto riguarda un doppiaggio in un film Marvel, e lì per lì vi dico, non mi aveva convinto, era una frase che poi ho scoperto che era lui, ero un po' disorientata. Ho visto delle clip per Italia's Got Talent, non mi sembra sinceramente tranquillo, simpatico, più fluente, e quindi secondo me ci sta. Il film si chiamerà 00 Cabby, che è tipo una sorta di parodia per quanto riguarda un agente segreto, sarà in lingua inglese, secondo me sensato, per visto del following probabilmente internazionale che ha, e secondo me, io non ho mai sentito parlare inglese, però forse parla meglio rispetto all'italiano, quindi meglio, sotto tutti i punti di vista. E lui interpreta il ruolo di un rider di Just Eat che scopre di essere tipo, finisce per essere una sorta di agente segreto. È un action comedy, che per action vuol dire tutto e niente onestamente, ma per capire bene il taglio sinceramente del film ci sono gli sceneggiatori. Il film è scritto da Nicola Guaglierone e Roberto Marchionni, noto come Menotti. Lui ha scritto, diciamo, grandi successi, così come cose che io sinceramente... Ha scritto L'onore e il rispetto, ma ha scritto, ha aiutato anche a scrivere, lo chiamavano Gigrobò. Ha scritto Zero, la serie quella là, di Dichele, che io non ho visto, quindi non ve so di. Potrebbe essere bellissima, però insomma ha avuto un appeal internazionale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente sarà una commedia che utilizzerà un taglio dove non si prende troppo sul serio, visto che gli sceneggiatori hanno scritto diverse commedie molto disimpegnate, ecco. E questo secondo me già fa la differenza. Se tu prendi un personaggio che non ha skill televisive, cioè non ha skill attoriali, e lo butti in un contesto più grande di lui, è ovvio che gli stai tipo firmando la cosa per il disastro. Io non so, poi non sappiamo. Cabby sta prendendo lezioni di recitazione, secondo me gli conviene farlo. C'ha tutte queste opportunità, sfruttala al meglio. Quando arriva la chiamata, sii pronto. Quindi secondo me gli conviene. Ha i fondi per poter prendere degli ottimi maestri, può prendere lezioni, quindi noi non lo sappiamo. Indignarci sul fatto che, oh mio Dio, ora recita? Che ne sappiamo se noi in questo stesso momento questo sta a lezioni da Meryl Streep? Ma che ne sappiamo noi? Cioè, non è che gli mancano i sordi, può farlo. Diciamo, essere un po' prevenuti, capisco faccia tanti numeri. Essere anche indignati, l'indignazione fa tanti numeri, ma lo trovo un po' sciocco per quanto riguarda se proviene da noi del web. E su questa cosa mi ha fatto molto riflettere un video di Poldo, non so se lo seguite Poldo, a me piace molto, lui è molto bravo con il montaggio, cosa che io non sono, che parlava per esempio di Game Therapy, il film con Clapis, Favijay, eccetera eccetera, e aveva inserito al suo interno diversi video dell'epoca di alcuni youtuber che parlavano e commentavano questa cosa. Io per curiosità sono andata a vedere il mio video dell'epoca e mi è piaciuto, ho detto mamma mia che lungimiranza che c'ho, perché oggi tutti quei commenti indignati fanno un po' ridere, e io all'epoca per esempio ho fatto un discorso molto simile a questo, molto desacralizzante. Il cinema, l'arte, tutto teoricamente è sacro se c'è del talento, se ci sono delle capacità, però all'interno della pittura, della letteratura, della musica, del cinema, c'è tanta arte, ma c'è 100 volte tanto la monnezza. E per monnezza non intendo semplicemente questo film, perché non lo so, non può darsi pure che è carino, ci sta, ma intendo semplicemente tanta roba fatta per incassare, perché sono industrie anche queste. L'arte è sempre stata anche un'industria. E quindi è inevitabile che un'arte di massa come il cinema abbia come intento principale, nella maggior parte dei casi, guadagnare. Ed è logico che se tu vedi un personaggio nel momento, vuoi guadagnare. Il modo giusto di farlo è tentare di creare un progetto ad hoc. Per me, io non mi stupirei onestamente se fosse un progetto simile personaggio... che cos'era? John English? Il personaggio stile...
Mr. Bean, che faceva anche lui l'agente segreto, e che quindi ha un contesto di un personaggio con una comicità molto fisica, che dice poche battute, e ci sta tutto questo, molti momenti di, che ne so, lui che inciampa, lui che è goffo, roba così. Secondo me un contesto simile a questo ci sta, basato magari molto sulle espressioni visive, sulla faccia, le espressioni facciali che fanno ridere, che sono, diciamo, disorientate. Un film basato tutto su questo, secondo me sulla carta almeno, poi che cavolo ne so, potrebbe funzionare con Cabilame. Se invece gli vogliono far fare John Wick, è logico che non ha le capacità, non ha un training per quanto riguarda di arti marziali, che non è semplicemente recitare, che dici, guarda, fai 2 anni così intensivi, ma valla a recuperare 2 anni di, non lo so, di esercizio fisico, di allenamento, di varie arti marziali più capacità attoriali. Lì diventano tante cose che è difficile da recuperare in un tempo breve. E non credo ci siano 10 anni di preparazione per questo film, ce ne saranno uno o due probabilmente. Quindi, sinceramente, secondo me sulla carta ha senso un progetto così. Poi dicevano che volevano per un pubblico internazionale. Il mio vero dilemma al massimo è quanto Cabilame può convertire. Cioè, voi avete, che ne so, lui ha fatto delle capsule collection, mi pare, con Hugo Boss, eccetera, eccetera. Io non ho visto in giro gente che c'aveva sta maglietta. Poi magari io sto fuori da quella bolla, sto vecchia, quindi non so parte di quella generazione. Però non è che vedo spesso gente che sta, oddio, che fissa Gabi, che lo ricondivide, che è fan. Quindi, boh, è perché io non l'ho visti o perché la capacità di conversione è semplicemente sulla massa, ma non è davvero così forte per quanto riguarda la percentuale. Non so se mi sono spiegata. Se io vedevo consiglia un spremi agrumi, la mia conversione dei quanti spremi agrumi vendo, boh, che cazzo ne so. Può darsi che io ho tutti questi iscritti e ne vendo zero. La mia capacità di conversione di persone che vogliono andare a comprare un biglietto del cinema dopo aver visto una mia recensione sicuramente sarà maggiore, perché andiamo direttamente su un argomento netto. Cabilame, boh, che anche per questo molto spesso va molto l'influencer marketing verticale, di gente che parla di un argomento e si basa su questo. Quindi parli di cinema, ok, ci sono tutte le sponsor di cinema. Parli di videogiochi, addirittura per questo ci sono tanti te canali tematici che magari parlano solo di Marvel. Che quindi, cioè, esce un nuovo film Marvel, io chiamo te perché devo chiamare Barbie Xanax, che magari una piccola parte del suo fandom, diciamo così, following, è interessata al cinema Marvel, è interessata al cinema generale, mentre invece parlo, chiamo te che fai quasi tutti i video sul cinema Marvel proprio perché parli di questo. Quindi se ci indigniamo per Cabby Lame attore, allora dovremmo indignarci per tutti, non lo so, gli influencer che vengono invitati a Sanremo ma non sono esperti di canto, alle anteprime o che sponsorizzano film ma non sono esperti di cinema perché non hanno mai studiato. Non lo so, mi sembra un discorso che poi va a finire che tutto si ristringe. E ve lo dice una che fa questo, parla di cinema, che è la roba che ha studiato, roba così, quindi pure contro, diciamo, mi converrebbe abbracciare l'altra parte. Però il mondo non funziona così, cioè il mondo non funziona dove solamente chi ha fatto quello ha così. Funziona che inevitabilmente se hai delle occasioni le prendi, e se ci sono, se tu diventi una fonte di possibile guadagno per un'azienda, avrai delle nuove occasioni. Possiamo magari arrabbiarci su questo, su quanto ci sia una sorta di followingcrazia, dove quindi più hai follower, più hai possibilità di accesso lavorativo a delle cose, magari cose che agli altri non sono accessibili nonostante lo studio, oppure che magari nonostante lo studio non gli viene proposto nessun compenso. Quello sarebbe un argomento gigantesco, ma non è l'argomento della polemica di questo tema qui. Quindi non lo so, so che è molto poco emozionante, un po' come all'epoca Game Therapy, il mio video. Non è il video che magari molti si aspettano. Oh mio Dio, come si permette? Il sacro posto del cinema. No, nulla è sacro a prescindere. Cioè, i libri non sono un oggetto sacro, diventano oggetti sacri se magari è un capolavoro che viene stampato su questo libro. Ma la maggior parte no.
I vestiti sono solamente vestiti, ma diventano dei capolavori se magari ci troviamo, non lo so, il new model di Dior o altri capi che diventano fondamentali, la miniconna di Marie Conte, ma altrimenti sono vestiti e basta. Il trucco? Solamente le make-up artist fanno video su YouTube? No, cioè all'epoca molte hanno avuto l'opportunità di creare la loro linea di cosmetici e non erano make-up artist. Erano ragazze con una passione che si erano costruite un following e poi hanno tentato diverse direzioni, magari diventandolo dopo, studiando dopo, eccetera, eccetera. Dipende, secondo me. Secondo me l'importante è tentare di non calcare la mano, perché è brutto vedere una persona che ha tante possibilità essere bruciata. Quindi è giusto inserire persone, diciamo, note, in prodotti adatti dove possono dare il meglio di loro, sia a livello beh, fatto e guadagnare, quindi detto così, proprio in maniera cinica, ma anche in modo che non fanno una figura di merda. È giusto così. Cioè non puoi prendere uno che ne so, che c'ha tanti following, pia, lo butti a Sanremo, senza artene parte, senza fargli fare delle lezioni di canto, senza fargli fare delle lezioni per stare sul palco. È normale che lo bruci e le sue possibilità di crescita, come si può dire, di sfruttare al meglio quell'occasione, se non gli dai il tempo di accumularle, non gli dai gli strumenti, è logico che farà una figura di merda. E non vuol dire che lui è incapace per quella cosa. Vuol dire che è stato buttato in una cosa troppo più grande. E se, non lo so, Khaby Lame, se lo ritroviamo in un film drammatico insieme a Joaquin Phoenix, grazie al cazzo che poraccio che deve fare, ma che ma può diventare più bravo, non lo so, mettiamo in Martin Scorsese, lui, DiCaprio, Robert De Niro, grazie al cazzo che fa una figura da merda, volello. Però se lo metti in un contesto adatto, secondo me ci sta. Cioè, quanta monnezza abbiamo visto dal cinema italiano senza tanto cielo? Cioè, tutti i film che escono italiani sono fatti con gente che sa recitare. Cioè, se facciamo questa indignazione, io mi aspetterei una maggiore indignazione per metà registi del panorama italiano che sono figli di mogli di. Cioè, ogni volta che leggo un nome dico sempre ah, ah, che dobbiamo fare? Cioè, un po' d'onestà, onestamente. E è giusto essere critici nella maniera anche sensata e non semplicemente indignazione a palate. Perché se spamo questa indignazione a palate, poi quando ci arriva a noi un'occasione del genere, voglio vedere quanto si indigniamo. Cioè, se ci invitano all'anteprima, noi diciamo no, no, solamente esperti del mestiere, solamente chi è laureato in teoria critica cinematografica. Io non credo. E allora perché per Khaby Lame deve valere un giudizio? Oh mio Dio, e per noi no. Bisogna un po' di onestà, ecco. Questo è tutto, bamboli di casa. Spero che sia un video interessante, un minimo, che vi abbia dato delle informazioni, anche un po' contestualizzare il tutto. E anche perché, sinceramente, non lo so, cioè, boh, no, sicuramente ci sarà qualcuno che non mi dirà che ho leccato il culo, ma chi lo conosce Khaby Lame? Tanto cielo, manco ho capito come si pronuncia il nome correttamente, tanto cielo. Quindi, boh, io. Che ve devo dire? Cioè la mia. Poi se il film sarà una monnezza, io vi dirò che è una monnezza, vi dirò giustamente quello che penso. Farò il mio lavoro. Però nemmeno a me te incrociare gente così. Cioè, anche perché le premesse non sembrano delle premesse sensate, vi dico la verità. Quindi, boh, vediamo un po' d'onestà da parte di tutti. E un po' di razionalizzare il tutto, giustamente in maniera cinica, ecco. È una roba fatta per sordi? Certo. È una roba che merita indignazione? Secondo me no. Detto proprio tradotto così alla buona, ma questo era tutto. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji così delle mani per rimanere in tema. Non so, non esistono posizioni così nelle emoji, però va bene, a mano a caso, fate voi. Oppure scrivete mano. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.